Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, ammalato, in carcere, non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati se accolta con fede. Ecco, abbiamo una bellissima occasione non solo per riflettere sulla nostra vita, ma sul comprendere, per comprendere un po' di più questa bellissima comunione dei santi con quelli che ci hanno preceduto, quelli che sono già morti. Ecco, la fede cristiana su questo c'ha un messaggio bellissimo. Non solo ci conferma che noi abbiamo uno spirito immortale, che la morte è un evento che non avrà il potere di distruggere totalmente la nostra vita, ma la fede ci dice che in Dio conserviamo una comunione vera e profonda con tutti quelli che vivono di Lui. La morte spezza la comunione di vita visibile. Ed è sicuramente una grande sofferenza per noi, perché è un po' quasi contro natura, diciamo così, noi siamo fatti per la vita. Però l'onnipotenza di Dio, grazie anche
all'opera di Gesù, ricostruisce la possibilità di una comunione profonda anche con quelli che sono già morti. E la Chiesa in questo giorno, detto della commemorazione di tutti i fedeli defunti, eleva a Dio una lode, un ringraziamento e una supplica dal profondo del cuore, perché tutte le anime di quelli che ci hanno preceduto e sono morti in Cristo Gesù possano avere la gioia immensa del cielo. La gioia immensa del cielo. Facci caso che in ogni messa c'è la preghiera per i defunti, non solo per i nostri, ma per tutti i defunti. E poi il sacerdote, anche a nome tuo, dice a Dio: Padre, ammettili a godere la luce del tuo volto. Diciamo tre volte: ammettili a godere la luce del tuo volto. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Ancora, ammettili a godere la luce del tuo volto. Noi dobbiamo, come si dice, vivere di più questo messaggio della fede e imparare da esso a pensare ai nostri morti come sono veramente. Se loro hanno avuto la grande fortuna di morire in pace con Dio e col prossimo, o sono in purgatorio, molti di loro saranno in purgatorio, oppure sono già in paradiso. Purgatorio significa non un luogo, ma lo stato dell'anima, uno stato spirituale di profonda sofferenza, ma una sofferenza accettata, amata, che purifica il loro cuore, la loro anima, dalle conseguenze non ancora corrette dei peccati. Le conseguenze dei peccati, perché il peccato cosa fa? Piega l'anima su di sé e crea una specie di handicap a donarsi a Dio e agli altri. Il purgatorio è una sofferenza che raddrizza l'anima, la libera dal male, apre il suo sguardo verso Dio e fa nascere il desiderio di donarsi a Lui pienamente. Ecco, questo spiegato un po' con parole umane, un po' imperfette. Ecco, poi una parte di loro invece sono già in paradiso. Paradiso cosa vuol dire? Non un luogo, ma uno stato. Ed è uno stato in cui le anime sono immerse nell'amore di Dio, in un oceano di pace, di luce, sono totalmente felici. Non c'è più nessuna lacrima, nessun male, nessuna ingiustizia, nessuna divisione, niente, niente. L'Apocalisse dice a riguardo: le cose di prima sono passate, non c'erano più. Ecco, quindi se noi abbiamo la fortuna, io spero anche di avere qualcuno dei nostri già in paradiso, dobbiamo pensarli con una luce grande. E qualche volta nella storia il Signore ha permesso che anime del paradiso venissero a manifestarsi a qualcuno e portano sempre una gioia immensa. Sono proprio come una terapia contro la tristezza, perché sono beati, sono felici, felici, felici. E quindi dobbiamo anche desiderare per loro questo e pregare, fare qualche sacrificio perché arrivi quest'ora. Io qualche volta, per incoraggiare me stesso a pregare per i defunti, penso che le anime del purgatorio che vanno in paradiso per le preghiere o i sacrifici che io faccio sapranno da Dio chi li ha aiutati e avranno una riconoscenza eterna per quelli che li hanno spinti a vedere Dio un po' prima. Ecco, questo è comunque un pensiero mio umano.
La cosa importante è allenarci a pensare nella fede a loro e dobbiamo stare attenti perché oggi noi siamo in una cultura materialista dove la morte è diventata una specie di tabù. Una volta non si poteva parlare del sesso, oggi non si può parlare della morte. Io ho visto certi funerali a Roma che mi hanno fatto venire una tristezza proprio come... Ecco, invece noi che abbiamo la luce della fede possiamo pensare alla morte con occhi nuovi e pensare ai nostri cari, ecco, ma non per aumentare il dolore del distacco, ma per sviluppare la fede, la visione di fede circa questo mistero, ecco, e pregare per loro, fare qualche suffragio, ma anche io suggerisco spesso chiedere grazie per la loro intercessione, perché ho avuto esperienze in cui il Signore veramente risponde. Poi una volta ho trovato questo scritto di Santa Teresa di Avila, che ha dichiarato questo, l'ha scritto proprio: quelle grazie che non ho potuto ottenere direttamente da Dio o dai santi, le ho ottenute spesso per intercessione delle anime sante del purgatorio. Perché il Signore, per farci capire che dobbiamo stare uniti, certe grazie ce le dà quando ricorriamo a loro, quando preghiamo per loro, quando li ricordiamo non solo con affetto umano, quello non basta, con fede, dobbiamo ricordarli con fede, come la parola di Dio ci insegna. Ecco, una cosa bellissima. Poi un'ultima cosa, e chiudo per non stancarvi: non basta che noi preghiamo per i defunti, bisogna che noi ci prepariamo bene alla nostra vita futura. Ci dobbiamo preparare, ecco perché abbiamo ascoltato questo Vangelo, che è detto il Vangelo del giudizio universale, dell'incontro ultimo col Signore. Dobbiamo pensarci, perché noi siamo un po' babbi, scusate il termine, ci pensiamo tante cose, ci preoccupiamo di tante cose della terra, ma la cosa più importante è: che fine farò? Sarò salvo, felice, o sarò dannato? Questa parola oggi nessuno quasi la pronuncia, ma nel Vangelo di oggi c'è. L'esito finale della nostra vita ha questa alternativa drammatica: o ascolteremo dal Signore queste parole, venite benedetti del Padre mio, ricevete per sempre il regno preparato per voi, però c'è anche la seconda parte che dobbiamo pure meditare e credere, via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E poi il motivo: non abbiamo riconosciuto Gesù negli altri, nei poveri, ma più esattamente in ogni prossimo. Ecco, chiediamo al Signore che ci dia grazia di uscire dalla ignoranza del mondo e di entrare in questa visione profonda della vita, che è quella vera. E così anche saremo di aiuto non solo a chi ci sta vicino, ma anche ai nostri defunti. Così sia.